Sono pronto ad ascoltare il tuo discorso. Bene, vieni, vieni, seguimi. Amici, onorati ospiti, abbiamo conosciuto tempi difficili, scanditi solo dal lutto e dalla sofferenza. Ma non sono i conflitti a definirci, è la compassione. Che la compassione ci guidi sempre, anche quando il nemico sceglie di rifiutarla. Dunque, ai danesi, nostri amici e vicini, dico grazie per il coraggio dimostrato nella nostra comune battaglia. Quanto ai miei compagni cristiani, che possiate sempre essere degni esempi della grazia di Dio. Luce nelle tenebre. Io vedo il futuro dell'Anglia orientale proprio qui, proprio ora. In tutti voi, sia danesi che sassoni. Al nostro futuro! I suoi insulti restano ancora un po' deboli, ma il re ha coraggio. E a Eivor, colui che ha reso tutto questo possibile. A nome dell'Anglia orientale, che questo bracciale sia prova della nostra lealtà al clan del Corvo per il sostegno che oggi ci ha concesso. Vuoi condividere la tua saggezza con noi? Oswald, non saresti mai stato la mia prima scelta per il regno, né la seconda. Ti pensavo debole, incerto, esitante. Ma l'apparenza di un uomo a volte può ingannare. Sono giunto a riconoscere che Oswald ha un cuore grande come pochi. È risoluto, è saggio, è impavido. Tutte qualità di un uomo degno di essere re. Il re che l'Anglia orientale merita. Il re di cui avete bisogno. Al buon re Oswald! A Oswald! Skål! 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 Ascoltate tutti, la corsa nuziale sta per avere inizio e ricordate che nessuno abbia la meglio sui due sposi. Ai vostri posti e preparatevi per la corsa nuziale, il re e la sua sposa contro tutti. Mio re, lui... La tua pecora da guardia è stata dosata a dovere. Oswald! Re dei fotti pecore! Fatti vedere! Io ti sfido! E io accetto! Niente quadrato, solo sangue e sudore! È ferito, ma non abbassare la guardia! Facciamola finita! Ti seppellirò, sassone! Mi prenderò tutto ciò che è tuo! Può un re avere pietà di un nemico così maligno, così spietato? Non ti darò la soddisfazione di una buona morte, poiché il mio Dio vieta tali crudeltà. Perciò ti dichiaro in esilio, a partire da oggi. Hai vinto. La mia vita è tua. La tua vita appartiene a Dio. Ora va! Abbandona il mio regno e non tornare mai più! Non la capisco proprio, questa religione sassone. Oswald è una moneta. Da un lato pietà, dall'altra coraggio. Un uomo raro, lo ammetto. Perfino tra i nostri. Che esempio unico. Tanto coraggio e compostezza insieme. Dopo quello che è accaduto, dopo tutto il caos scatenato da Rued, Oswald ha comunque deciso di risparmiarlo. Effettivamente è strano. È notevole. Da quale fonte interiore riesce ad attingere tanta compassione? Vorrei saperlo. Ora che ho svolto il mio compito, scelgo l'Anglia orientale. Combatterò al tuo fianco, mio re.
Alzati, amico mio. Mi fai arrossire. Addio, Finnir. La tua è una scelta coraggiosa. Continui a sorprendermi, Oswald di Helmenham. Grazie, Eivor. Quando ci siamo conosciuti, ti ho fatto una promessa. La promessa di un'alleanza. È vero. E l'avrai, finché avrò vita. A presto, re. Bene, credo sia tempo di tornare da Randvi. Le darò la buona notizia.